incomincia la stagione dei piatti proprio leggeri, buoni, appetitosi, gustosi. Con che la facciamo questa pasta? È una pasta che ormai è andata un po'... si è un po' dimenticata. Le linguine, le bavette. Ma da quanto tempo non ve le mangiate? Oggi ho voluto comprare le bavette. Eccole qua. Normali. Poi, rucola, rughetta. Quella vera però. Quando c'è quella vera, comprate quella vera, no le buste. Questa, quando la mangiate, è piccante, è buona. Saprì gustosa. Poi, pomodori. Tipo datterini. Alice sott'olio, peperoncino, aglio. E poi... una cosa che vi dico dopo quando la metterò. Adesso pasta veloce, quindi butto subito le linguine dentro, alzo. Nel frattempo qua dentro guardate che cosa ho messo: patate già pulite, le patate, perché mi voglio un po' di cremetta che me la fa la patata buona, brutta ma buona, mi raccomando. Allora parliamo di rucola, guardate come si pulisce. Questo è durissimo, non si può mangiare. Quindi che faccio? Sfoglio, prendo le parti più... vedete, proprio le foglioline. Eccole qua. Questa è un'altra rughetta. Qua, padella, olio. Sempre olio buono. Giorgio Franci, Villa Magra, meraviglioso, bello. Proprio da... con le verdure è perfetto. Poi, aglio. È il momento dell'aglio fresco. Vedete che bello, guardate. Se no, se non avete questo, l'aglio normale va benissimo uguale. Qual è la regola? Non ci sono regole. In cucina, in un'altra parte, cioè in camera da letto, non ci sono regole. Lo ricordate, no? Quindi, tutti i suggerimenti, tutto va bene, tutto è ammesso. L'importante è che si fanno le cose fatte bene. Vai, allora, aglio. Metto peperoncino fresco, se ce l'avete. Adesso si comincia a trovare, quello vero. Io la voglio così, piccante, da morì, piccante, non tanto, tanto, tanto piccante. Vado, l'aglio è pronto, lo levo, peperoncino, fuori dal fuoco, sempre fuori dal fuoco, l'alicetta, guardate bella alicetta che mi hanno regalato, stupende. Piano piano facciamo questo lavoro, sciogliamo l'alicetta. Questo è un piatto da re. Guardate qua, mettiamo un attimino sul fuoco, vedete? A cremetta, fuori dal fuoco, pomodori, datterini, ciliegino, pachino, basta che buono, basta che siate pomodoro, perché quello è il problema, che i pomodori devono sapere di pomodoro, ok? Buono, così, non troppo rossa, deve essere così, pappa, macchiatella, va bene? Un po' macchiata, come tante volte il sodè delle vongole, no? Delle cozze, che qualcuno lo vuole appena appena macchiato. Pomodoro, così. Adesso butto la rucola qua dentro, bella così, un bel po', e un po' qua dentro. Adesso appena appena vediamo un po' la pasta. Mamma mia che bontà, guardate che bello. Assaggiamo la pasta. Tiro tutto fuori. La faccio venire a cuocere qui dentro la padella. Con le patatine. Guardate qua che meraviglia. Questa è poesia. Bello, semplice, semplicità. Qualcuno di voi mi prende in giro. Era troppo dura la pasta, l'ho vista. La regola a casa mia è questa. Appena si piega è pronta. Quindi, poi dopo che facciamo? La facciamo, continuiamo a far cuocere qua dentro. Lasciamo andare. Bella che si insaporisce, diventa bella, gustosa, la ricetta, la patata, il pomodoro, la rucola. Che meraviglia. Allora, sentiamo un attimo se va bene di sale. Appena un pochino. Adesso un goccio d'olio a crudo, così. L'olio buono fa bene. Mamma mia, che profumo ragazzi. Guardate che cremetta. Adesso sentiamo un po' un attimo se il rumore
Se il suono è quello nostro, è il nostro, ragazzi. Il suono dell'amore. Eccolo qua. Guardate che bello, guardate che rimetta. Guardate che bontà. Adesso. Che fate? Parmigiano, pecorino, non lo so. Io ho l'idea. Allora, io ho una mia amica che per me fa le fette biscottate più buone del mondo. Si chiama Biscottificio Mattei. Questo qua, integrale. Faccio così. Schiaccio. Così c'è pure un po' di croccante. Quindi, la scelta è parmigiano, pecorino o qualcosa. Ecco qua, questa qua è l'ultima che ci siamo tenuti da parte, di rucola. E poi le briciole di fette, così c'è pure il croccante. Di fette biscottate in integrale. Grazie Elisabetta. Così, assaggiamo. Ecco, arriviamo. Col pomodorino, con tutto, un po' di tutto. Ma che bontà. Se volete potete aggiungere un po' di parmigiano o pecorino. Buonissima così. Economica. De stagione e tanto tanto buona. Un bacio a tutti quanti voi. Mamma mia, bontà. Che roba. Io per me ci aggiungo pure un po' di pecorino. Poi voi fate quello che va a voi. Yeah. Che bontà. Vai. Yeah. Neve. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.